No, ma perché te vuoi parlare del risultato? Perché? Perché i commercianti, sì, perlomeno per quello che, sì, riguarda la tua associazione, sì, molte, sì, associazioni dell'artigianato, hanno votato sì. Sì. Ciò nonostante ha vinto il no. Il no. Cioè i cittadini che si sono rotti i coglioni sono stati di più dei commercianti. Di quelli che non si sono rotti. In più vorrei commentare con te, sì, una cosa che non ho commentato con nessuno. Sì. La Boschi nel suo paese, sì, ha perso, mentre in Toscana bene o male ha prevalso il sì dappertutto. Sì, tutto, no? Ma poi lo sa, no, però aspetta, calmo. Mm. Ma lo sai poi dove ha perso la Boschi? Perché sono andato un po' a indagare. A Ponticino. Ma il Ponticino. Sì, è la Terina, sì. Mentre invece la Terina, città, paese, ha vinto il sì. A Ponticino. Mi spieghi perché? Come funziona queste cose? O Pupo ha minacciato tutti. Appunto. No. Allora, io credo che se la soluzione è questa. Ben ma bene. È vero che ora crollano 8 banche in Italia, che c'è tutto questo. Sì, no, no, perché no. Se crollo Arezzo già con una sarà belle caduto. A me sembra che siano già crollate le banche. No, perché se crolla quella che ci sta da dare i soldi e la Rita. Ah, sì, si crolla proprio nel senso, allora, buono. Voi che fate, pregate, insomma. No, non allora, siamo no, manco sotto le macerie. Ma insomma, voi pregate che le crolli le banche. Ma, no? ma la gente si è impaurita. Ma che ma de che si è impaurita? Che non cambia. De che si è impaurita? E questo no, sì, questo sì. Hai un po' di Renzi. Le consultazioni. Tutti il Renzi morde, il Renzi ne sono venute le consultazioni. Una ricerca. C'è un ritardo. Ah, non c'è il vaccino. Io ho paura che sul ritardo delle consultazioni il capo dello Stato partorisca un altro, ecco, governante senza farcelo votare. Ora ti immagini, te vedrai che faranno il vaccino per le consultazioni. Vuoi scommettere? Secondo me te sei un po' per il porcellum, te vedo dalla faccia. Io sono sempre un po' stato, sì, praticamente. Sul porcellum sì, te sì, ci sì, vedo sì, bene. Sì, 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 io. Io dal porcellum farei un. Te invece di che non sei stato? Io farei il rocchium. Il rocchium? Cioè prenderei i rocchi del porcellum. Sì, dei rocchi del porcellum. E li cucinerei. E tutti insieme, quelli del sì, sì, e quelli del no. Ma il Renzi si chiama? Mangiata. Perché si potrà sempre dividere in due l'Italia. Ma Renzi si chiama o no? Mi chiamiamo anche Renzi. A me mi è anche simpatico alla fine. Perché io pensavo di essere l'unico a dire le cazzate. Sì. Poi ho cominciato a sentire Renzi. Ho detto, mio è un altro. Ah, ecco. A te hai fatto il paragone. Hai detto, ma forse ho trovato uno. Okay. Per gli auguri di Natale. Un po'. Però ora hanno detto che ora si riparte. Bravo. Con questo 40% si riparte. Io dico che Renzi è riuscito a fare una cosa che la sinistra ha fatto spesso, e cioè perdere. E pensavano che D'Alema, che con D'Alema, quindi ha fatto una con cosa... Bersani, se piglia Renzi allora viene da dire che la sinistra è un po' sfigata. Ma vedi, dicevano sempre che Renzi è di destra, Renzi è di centro, Renzi. Secondo me è di sinistra. Ha perso la destra. Allora. Renzi ha perso, si aspetta il governo, ma si è continuato a spendere, soprattutto dagli ottici. E perché no? Oh, grazie. E perché no dal Franchino? Grazie, grazie. Perché c'è gente che non vede grazie, la sera. Grazie, e dopo magari c'è un altro referendum e non sa manco quel che votare. No, basta, sì, basta, perché non ce l'ho più adesso. Beh, di la latte nel bozzello. Buon Natale.